Dobbiamo dire grazie, perché la manifestazione, lo dicevo prima e non lo dico per una piaggeria, il posto è bellissimo, la piazza è meravigliosa, il pubblico è molto attento, questo è un festival coraggioso perché non si parla di barzellette, non si fa, diciamo, del varietà becero, ma si parla di, a parte il sottoscritto, visto che il calendario aveva nomi prestigiosi di profilo alto. Bene, buonasera a tutti e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'infinito dentro un bisogno, l'incontro. La finestra che noi apriamo sul mondo del no profit e del volontariato e nella quale incontriamo testimoni del positivo. Voi sapete, noi quest'anno riprendiamo un po' il nostro ciclo di incontri, questa è proprio un po' la nostra caratteristica. E vedrete che questa sera l'ospite ha una doppia valenza, è un ospite che ci porta una ventata di positività, ma è un ospite che in qualche modo rappresenta anche un evento. Per cui manteniamo la sorpresa e io passerei subito appunto la parola a Caterina, che ringrazio per essere qui con noi, per presentare il nostro ospite. Grazie Carlo, buonasera. Allora, l'ospite di questa sera è Angelo Tandurella, è il vice sindaco di Domodossola, nonché assessore alle politiche giovanili, bilancio, cultura, innovazione, sport, insomma un personaggio molto attivo nella città di Domodossola. E un curriculum anche personale molto importante, laureato in economia e management con master in ICT governance e svolge come professione il consulente d'azienda. Ma l'abbiamo invitato a questa trasmissione soprattutto per parlarci di questo festival coraggioso, questo festival delle idee e dei saperi che è giunto alla sua terza edizione e che si è svolto a Domodossola dal 18 al 23 settembre di quest'anno. Un festival molto importante con 48 ospiti, dagli artisti ai giornalisti, gli scienziati, scrittori, con 40 appuntamenti, conferenze, laboratori e anche con delle modalità che potessero coinvolgere le diverse tipologie di pubblico, anche laboratori appunto per bambini, per tutti coloro che fossero interessati a capire e a sviscerare con i vari ospiti importanti questo tema. Si è svolto appunto a Domodossola, presso il Borgo della Cultura, in Piazza Mercato, Piazza Rovereto e presso le strutture della città in caso di maltempo, che hanno potuto ospitare le iniziative come il Teatro Galletti, la Cappella Mellerio. Ospiti importantissimi, ricordiamo ad esempio Stefano Zecchi, per dirne qualcuno, Umberto Guidoni, Paolo Crepè, Puppi Avati, Antonella Boralevi, Michele Birabella, ma tantissimi, e abbiamo concluso, è stato concluso, abbiamo perché ero presente per cui mi sento di spendermi, con la comicità di Piero Chiambretti. Allora Angelo, grazie di essere intervenuto. Innanzitutto sei riconosciuto proprio come l'ideatore di questa iniziativa. Raccontaci come e quando è nata questa iniziativa, chi l'ha ideata, chi l'ha promossa e qual è il suo obiettivo per una città come Domodossola. Innanzitutto buonasera a voi e a tutti quelli che guardano la trasmissione e grazie per questo graditissimo invito che appunto ci permette di conversare su Domo Sofia. Questo festival, nato nel 2017, che in realtà era una suggestione che a me personalmente frullava in testa già da molto prima. Mi ero affezionato all'idea dei festival, osservando quelle che in altre città già venivano organizzati diversi anni fa, in particolare coltivando un'amicizia con una attuale e ancora tuttora carissima amica che lavorava per Infinitamente, che era un festival delle scienze che adesso purtroppo non viene più organizzato, si svolgeva a Verona. Da lì quindi, unendo alla sensazione che la nostra città, il nostro centro storico, così raccolto, così bello, si prestasse in maniera naturale ad ospitare, a invitare a delle conversazioni, e unita anche alla sensazione che servisse nella nostra città, ma in generale nella nostra epoca, servissero dei momenti di confronto, allora nasce questa idea di creare un festival, quando poi nel 2016
l'attuale sindaco di Domodossola vince le elezioni, quindi si insedia la nuova giunta di cui ho l'onore di far parte, e cominciamo insieme al sindaco a ragionare appunto sulla possibilità effettivamente di dare vita a un'occasione nuova per la città. Gli presento l'idea di un festival, quindi di un'iniziativa, una manifestazione con un ritmo travolgente che per qualche giorno davvero impegni tutta la città e i cittadini, varie zone della città in appuntamenti culturali di assoluto livello. Subito, devo dire, il sindaco crede in questa iniziativa, ne intuisce le potenzialità e quindi partiamo. Vengono create le condizioni per un lavoro sereno e si parte con la prima edizione che si svolge nel settembre del 2017. Chiaramente coinvolgiamo una serie di soggetti esterni che ritenevamo molto utili affinché il festival subito avesse una sua autorevolezza, una sua credibilità e un suo valore culturale effettivo e non solamente diciamo ipotizzato, e quindi coinvolgiamo in particolare dei partner di tutto rispetto come questa TV, ma anche come il quotidiano La Stampa, che chiaramente ha un tono nazionale e quindi subito ci ha permesso di accedere a certi canali di comunicazione e promozione, anche ad alcuni contatti, e coinvolgiamo anche proprio la ex direttrice del Festival Infinitamente di Verona, la attuale direttrice della programmazione del Festival Domo Sofia, la dottoressa Maria Fiorenza Coppare, con cui continua un rapporto di collaborazione che ci ha portato finora a risultati, devo dire, molto soddisfacenti. Certo. Bene, allora, noi prima, Chiambretti, io riprendo un po' il passaggio, è un festival coraggioso, no? Io penso che il coraggio in questo festival si veda da tanti aspetti. Partiamone da uno. La passione, no? Il tema di quest'anno, ogni anno scegliete un tema, no? Si sceglie un tema, il tema di quest'anno era la passione. Allora, è un festival coraggioso, ma è anche un tema coraggioso, perché oggi parlare di passione, in un momento in cui appunto pare che tutto quello che abbiamo attorno a noi, in qualche modo, dica il contrario, prima parlavo testimoni del positivo, no? Allora, prima di tutto, come siamo arrivati a scegliere questo tema, cosa ha voluto, e poi gli interpreti che hanno sviluppato, no? Lei, Caterina, prima faceva alcuni nomi, ovviamente anche davvero soltanto alcuni a cui ho partecipato, davvero questo tema è passato nei loro interventi, l'hanno vissuto Ballerini, Zecchi, non so. Come siamo arrivati a questo tema e cosa, tu che l'hai vissuto anche da dentro, cosa di loro ti ha colpito maggiormente rispetto a questo tema? Sì. Diciamo, è bene sottolineare che ogni anno appunto abbiamo un tema che è il fil rouge degli appuntamenti che costruiamo, ma ogni anno è anche legato al precedente, e quindi è come se Domo Sofia fosse un racconto. Bello che questo. È partito nel 2017, ma ogni anno continua, ogni anno si arricchisce, ogni anno vive un nuovo capitolo, il cui titolo è il tema, se vogliamo un po' rendere plasticamente il perché di questo, utilizzare come fil rouge un tema. Quindi il primo anno fu la leggerezza nel senso, ai tempi diciamo calviniano del termine. Calvino diceva che la leggerezza non è superficialità, ma planare sulla vita dall'alto senza avere macigni sul cuore. Quindi costruire un approccio alla vita non appesantito magari da piccoli problemi, ecco, lo vediamo spesso questo approccio alla vita, purtroppo lo viviamo spesso, che poi non ti permette di costruire una visione d'insieme che ti faccia anche apprezzare il bello che c'è nella vita e negli altri. Quindi il primo anno è la leggerezza che è precondizione quindi perché l'animo riesca a sognare. Quindi il tema del secondo anno fu il sogno. Il sogno ha bisogno di grandi forze per essere attivato, realizzato, rincorso. Una di queste forze è sicuramente la passione. Quindi ho velocemente diciamo creato la conseguenzialità dei temi che ha portato a scegliere per quest'anno il tema della passione, passione che poi ha in sé in realtà, anche tra l'altro guardando alla sua etimologia dal greco, elementi non solamente positivi ma anche di sofferenza, insomma è un sentimento molto forte e molto più ampio di come comunemente lo immaginiamo, legandolo soprattutto alla forza, no? che spinge l'uomo, nel senso della passione che appassiona, ecco. Il significato è più ampio e si diceva prima, i nostri ospiti hanno saputo leggerlo da tutte queste chiavi diverse. In questa prospettiva ce n'è qualcuno che ti ha colpito di più? Adesso sono tutti figli, però certo. Qualcuno che ti ha lasciato... Sì, chiaro,
è sempre antipatico sempre no, di fare io, delle, però... delle classifiche, ma non sfuggo alla domanda. Ma ci quindi, sono delle preferenze. Devo dire, poi purtroppo da organizzatori non si può seguire con la giusta attenzione tutti gli incontri. Diciamo in maniera, che tra quelli che ho seguito e quindi ragionando su quest'anno, visto che parliamo della passione, due ospiti in particolare mi hanno colpito. Uno è il regista Pupi Avati. Regista Pupi Avati, che tra l'altro ha dimostrato l'assioma per cui spesso i più grandi sono anche i più umili. Yes. Questo posso dirlo perché da organizzatore invece un pro che abbiamo è la possibilità di vedere il dietro le quinte certo. dei personaggi. Certo. L'umanità. Esatto. Che non è alcuni potete immaginare sono molto pretenziosi, altri invece sono molto più umili. Pupi Avati, il maestro Pupi Avati è uno di questi. Ecco, nel suo percorso, nel suo racconto della sua vita, ha creato subito, dopo pochi minuti, una grande empatia con il pubblico. Io credo che ciascuno dei presenti a Teatro Galletti quella sera abbia sentito il maestro un po' come il proprio nonno, il proprio fratello maggiore. Il padre. Sì, capace di dispensare consigli, ma senza l'ottica del maestro, con la lettera minuscola, ma del compagno di percorso. E tra l'altro toccando nella parte finale del suo intervento anche quegli aspetti spirituali, religiosi della sua vita che ha riscoperto soprattutto negli ultimi anni e che credo abbiano un po' detto a tutti i partecipanti c'è una dimensione che va oltre di noi, oltre i nostri successi, e lo diceva un uomo di grandissimo successo che lo può dire. Che poi, esatto, che ci regala il senso vero della vita, e quindi lui ce l'ha fatto intuire raccontando il suo rapporto con la madre, con i suoi colleghi. Ecco, credo che abbia lanciato con il racconto della propria vita e toccando questi aspetti che non ti aspetteresti da un regista, no? Certo, che ti aspetti e ti parli di film. Certo. Credo che abbia lasciato un grande messaggio. Lui ha parlato di se stesso, che è proprio quello che forse, no, come tema della passione. Vedere gente appassionata dell'umano, del vivere, forse è la prima contaminazione che di fatto viene messa in campo. Sì. Ecco, e ci sono stati anche numeri importanti, oltre che personaggi importanti. Cioè, quanti sono stati? Siete riusciti ad avere un quadro dei partecipanti? Sì, devo dire che anche basandoci sulla capienza dei luoghi dove la manifestazione si svolge, riusciamo ogni anno, per il momento, chissà, in futuro speriamo che sarà difficile contare le presenze al nostro festival. Quest'anno abbiamo superato le 9.000 presenze. Caspita. Quindi sommando i partecipanti alle e varie conferenze. Gli altri anni quanti erano? Gli altri l'anno scorso 6.500, il primo anno 4.500. Siamo quindi crescita, in due anni è il trend. Abbiamo raddoppiato. Positivo. C'è da dire che è aumentato anche il numero di appuntamenti. Certo. Perché il primo anno erano 24, quest'anno erano 40. Quindi è aumentata l'offerta, quindi fisiologicamente è stato un aumento di spettatori, però io credo che ci sia una crescita assolutamente, insomma, vera e reale. Sì, una proprio di qualità. Sì, sì, di sì, qualità. Sì, 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 credo che ogni anno riusciamo a fare un passettino in più, che è quello che anche come amministrazione, come organizzatori ci prefiggiamo. Credo che quella di quest'anno sia stata l'edizione migliore anche per ampiezza di discipline coinvolte. Okay. Noi ci teniamo molto all'interdisciplinarità di questo festival, che è un po' in controtendenza con i festival che ci sono in altre grandi realtà. Esatto, noi fin dall'inizio ci siamo detti mancano dei momenti di confronto e soprattutto forse manca la capacità di guardare con gli occhi dell'altro. E allora creiamo un festival interdisciplinare dove guardiamo ai temi da diversi punti di vista, dove addirittura mettiamo sullo stesso palco lo scienziato con il letterato, quindi categorie molto diverse tra loro che possono contaminarsi e regalare al pubblico dei contenuti originali. Perché uno dei rischi di questi festival, per fortuna in Italia ci sono tanti festival, è che vai ad ascoltare il signor XY a Mantova e ti dice le stesse cose che dice a Domodossola. Se invece metti sul palco e generi discussioni tra persone che magari mai si sono viste, allora lì crei qualcosa di davvero nuovo. Sì. Quello era uno degli obiettivi. Ecco, primo anno la leggerezza, poi il sogno, quest'anno la passione. Per l'anno prossimo si può dire qualcosa? Stiamo già ragionando sul...
sul tema dell'anno prossimo. Perché che ovviamente però ancora... ce l'hai dato, no? C'è una conseguenzialità. Esatto. Allora c'è adesso... c'è una conseguenzialità, diciamo che non posso, anche perché abbiamo dei partner con cui insieme vorremmo definire e poi lanciare il nuovo tema, cosa che faremo non molto in là nel tempo. Certo. Diciamo che la passione genera delle forze, innesca delle azioni, queste azioni ciascuno di noi ambisce portino a dei risultati. Magari tra questi risultati ci sarà magari il possiamo tema. Lanciare con la trasmissione di mandarci via mail se vediamo chi indovina, magari mettiamo un premio, facciamo un toto tema dell'anno prossimo che i telespettatori possono inviare. Questa idea di una conseguenzialità però è molto molto bella, perché era proprio una continuità, appunto, che non è legata allo specialista ma al tema. Sì. Il tema che mette insieme attorno a un tavolo. Sì. Senti, torniamo un po' all'analisi del festival. Abbiamo detto numeri, qualità, personaggi. Io penso, e penso che tu sia d'accordo, ci sia un altro grande vantaggio di questo festival, che coinvolge la città, no? Che probabilmente è dato proprio dalla qualità del nostro borgo, della cultura, per cui sia come struttura che come partecipazione. Cioè, in fondo, no, è anche un grande momento di promozione, un grande momento, anche un evento turistico, tra virgolette, ma di un turismo intelligente, che magari non è solo il modo di Fuji, oltre che essere per i residenti, ma può aprire la nostra città e alla nostra città scenari nuovi. Così? Sì, assolutamente. Noi, tra le ragioni che ci hanno spinto a creare questa manifestazione, c'è anche quella di offrire un'occasione in più alla cittadinanza di approfondimento culturale, di incontro con autori, con scienziati e anche all'interno della comunità stessa, e dall'altra di costruire un qualcosa che potesse essere un veicolo di promozione turistica per il visitatore o il potenziale visitatore, questo anche aderendo a tendenze sempre più attuali nel risico del turismo internazionale. Leggevo proprio in questi giorni che saranno tre nei prossimi anni le tendenze che muoveranno maggiormente i turisti. Due sono una conferma: la sostenibilità, la natura e l'enogastronomia. La terza, che sempre di più acquisirà importanza, è la cultura. Quindi sempre più gente, per fortuna, si muoverà alla ricerca di grandi occasioni culturali, che possono essere le grandi mostre, e anche su quello il mio collega assessore alla cultura Folino sta facendo insieme al curatore Antonio D'Amico un grandissimo lavoro, e manifestazioni come i festival, come ad esempio può essere Domo Sofia. Quindi senz'altro c'è anche quel fine. Tanto su questo possiamo dire, no, che Domodossola comunque in qualche modo rientra in tutte e tre le specificità che tu hai detto, perché natura, sì, gastronomia, arte e cultura, devo dire che facciamo l'amplen, no? Per cui speriamo veramente che questo territorio, sì, ecco, sì, possa... sì. Domodossola con tutta la Val d'Ossola, certo, ovviamente. Ecco, un evento così importante, anche con questa durata, avrà dei costi molto ingenti. Ecco, come fate a finanziare un'iniziativa? Chi sono i vostri sponsor, i vostri partner, con quali modalità? Anche perché gli ingressi sono gratuiti. Sì, 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 finora, e la manterremo anche per il prossimo anno, abbiamo deciso di offrire questa iniziativa alla città e ai visitatori, quindi l'ingresso alle conferenze è a titolo gratuito. La manifestazione è finanziata dall'amministrazione comunale di Domodossola, che è il più grande finanziatore della manifestazione, però chiaramente partecipiamo a vari bandi, riuscendo sempre di più a ottenere finanziamenti anche da parte di enti esterni. In particolare un nostro partner ormai storico è Fondazione Cariplo, collabora con noi però e parzialmente finanzia Arsuni VCO che presta un grande servizio, certo, per il festival, e anche solamente con le risorse umane che sono destinate a delle parti di organizzazione, contente, insomma, contribuisce al festival. Il Consiglio regionale del Piemonte partecipa anche alle spese del festival, poi una serie di sponsor privati, anche piccoli, e questo dimostra ancora di più che la città sente questo festival, che appunto contribuiscono al finanziamento dello stesso. Ecco, e secondo te qual è il segreto del successo?
E perché? Questa è una domanda da un milione sì, di dollari. Nel senso che così finanzi se la vinci. Si è raddoppiata, cioè in due anni si è raddoppiata la presenza, è un successo sicuramente. Ma, qual è il segreto? Diciamo che abbiamo un po' la fortuna di aver avuto sempre edizioni con, sembra una banalità, però con tempo bello, il che chiaramente certo, aiuta perché ogni edizione è poi certo, uno spot per quella successiva. Crea passaparola e logicamente il bel tempo permette alla nostra città di mostrarsi nel proprio splendore e quindi questo aiuta. Dopodiché credo che sia molto importante poter lavorare serenamente, avere delle condizioni per poter ambire a certi risultati e pensare già adesso in grande, quindi questo è una possibilità che la condivisione all'interno dell'amministrazione comunale, quindi da parte di sindaco e giunta, consente di avere. È importante anche avere un team molto affiatato che lavora all'organizzazione poi operativa del festival. Il team è di numeri ridotti, diciamo siamo in 3-4 di fatto a lavorare all'impostazione del festival. Questo secondo me era necessario anche in questa fase iniziale per permettere al festival di costruire delle gambe solide. Piano piano dovremo cominciare ad ampliare questo team, magari creare anche dei team di settore, perché insomma il festival nella sua crescita credo avrà bisogno di uno spirito, di un respiro più ampio anche da quel punto di vista. Dopodiché uno dei segreti è quello che prima a cui accennava il dottor Teruzzi, cioè la grande vitalità della nostra città che vive una fase appunto molto di grande energia, che quindi dà energia ed è in grado di recepire quello che viene proposto. Ecco, sentire la partecipazione delle persone, percepire come la cittadinanza comprenda qual è lo sforzo, qual è l'intento di certe manifestazioni, sicuramente dà motivazione e aiuta. Come sempre noi allarghiamo quando ci sono i nostri ospiti anche un po' a loro, no? Siccome incontriamo il testimone del positivo, arrivi a Domo Sofia ovviamente da amministratore locale, la tua esperienza è iniziata 3 anni fa. Come si arriva alla politica? Anche perché appunto no, noi abbiamo anche tanti giovani che ci guardano e gente che magari col mondo della politica in questa fase dove ne sentiamo un po' di tutte ha un attimo di distacco. Invece noi siamo convinti che bisogna veramente reinvestire su una corresponsabilità rispetto alla gestione dei nostri territori. Allora, sei giovane, sei un amministratore locale, cosa ti ha portato qui e che messaggio lanceresti? Ma io credo che ognuno di noi, diversi anni fa cerca a un certo punto di cercare il senso della propria presenza nel mondo. Io ho trovato uno dei due sensi principali che do alla mia presenza per il momento nel mondo, alla volontà di dare un piccolo contributo per provare a costruire un mondo migliore. Chiaramente un piccolo contributo, Domodossola è una piccola realtà, una goccia davvero in un oceano enorme, si però insomma, si cerca di fare il proprio. Quindi la motivazione a occuparmi di politica, soprattutto di amministrazione pubblica, amministrazione locale, è data da quello, dalla volontà di fare qualcosa, di lasciare un proprio segno. E credo che si possa fare, credo che si possa fare, anzi che ci siano di fatto, soprattutto nell'amministrazione locale, delle autostrade, che sia possibile partecipare, che sia possibile affermare le proprie convinzioni. Bisogna mettersi in gioco e quindi certo, bisogna semplicemente gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Però, come dire, quello che stai dicendo vuol dire che se si vuole, con tutte le difficoltà, ma anche i vantaggi che può comportare in termini di soddisfazione, si può fare. Questo è un po' il messaggio sì, che... Allora, io ti ringrazio, il nostro tempo è già giunto al termine, perché sembra che poi alla fine bruciamo le tappe. Oh. Allora, io ringrazio veramente Vice Sindaco Angelo Tandurella per essere stato con noi e aver accolto il nostro invito, ma soprattutto per aver ideato e, come dire, garantirci di portare avanti questa iniziativa. Noi per quello che potremo ci saremo, qualsiasi cosa fosse necessario. Mi pare che abbiamo mandato un messaggio importante: quando si vuole si può, e si può anche facendo cultura,
perché è veramente la sfida di questo momento insieme a tante altre. Bene, allora io ringrazio Caterina per essere stata con noi, nuovamente vice sindaco Tandurella, grazie a voi per averci seguito, alla prossima.